Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX e FTSE MIB settimanale. I grafici sono a candele giornaliere e poi passeremo ai time frame più bassi per prepararci alla giornata di domani. Allora, prima di tutto partiamo dal DAX. Che cosa vediamo? Vediamo che il nostro probabilmente ultimo TP2 mensile del TP4 semestrale è arrivato già a 26 barre. Quindi mettiamolo qua, aggiorniamolo, abbiamo che ha sorpassato il minimo di barre necessario, le 24, per chiudere un T, che quindi non può aver chiuso su questa qua, e sappiamo che la condizione necessaria per la chiusura del T più 4 del ciclo semestrale partito su questo minimo è di avere un T più 1, un bisettimanale ribassista da minimo a minimo. Dato che il secondo T più 1, terzo T più 3, ma il secondo T più 1 è iniziato da qui, abbiamo che soltanto andando sotto il minimo a 12.633 punti avremo questa condizione di chiusura del T più 4. Che cosa abbiamo fatto venerdì? Abbiamo fatto 12.753 contro i 633 che dovevamo fare, quindi ci mancano ancora minimo 120 punti. Anche se sapete che come al solito a me piace andare anche a mettere un bel Fibonacci e dire ok, rispetto ai massimi fatti, dove si potrebbe arrivare? E come se non sbaglio vi dicevo già venerdì, ecco, anche una media mobile a 200 periodi potrebbe essere interessante, quindi un ritracciamento serenamente fino ai 12.151 piuttosto che poco sotto, anche arrivare a toccare il livello inferiore dell'accumulo, ma bisognerà vedere entro quanto tempo. Il TP2 mensile è quanto più che mai capiente, ovvero per arrivare a 43 giorni avrebbe bisogno persino ancora di 17, quindi tutto il tempo del mondo. Il TP1 è arrivato a 11 giorni, il bisettimanale quindi può arrivare a 20 giorni, a 9 giorni, un pochino meno dei 17 che potrebbe avere questo. In questo caso accorciamo ancora di un giorno, perché avendo già fatto da questo minimo 1, 2, 3 giorni, massimo sappiamo che ne possiamo fare 11, ne abbiamo 8 per chiudere con questo quarto T, già ribassista, già vincolato a ribasso, il nostro T più 4 semestrale. Per cui il target ve l'ho già dato e siamo a posto così. Ok? Mi attendo eventualmente, visto la candela, che è un quasi inverted hammer, che oltretutto è andato a toccare praticamente il livello superiore dell'accumulo e ha perforato leggermente, ma non in chiusura, probabilmente la media mobile a 50 periodi, mi aspetto che ci sia un tentativo eventuale di far partire un secondo T-1 o almeno un T-3 dalla chiusura che abbiamo avuto appunto venerdì. Vorrei però peraltro fare un paio di conti. Purtroppo quando abbiamo provato il long il 3 settembre e poi non sono potuto essere a monitor per un grosso problema familiare personale e quindi ho perso 310 punti su una singola operazione, posso dire però che non ho venduto qui in apertura, ma con il gruppo abbiamo venduto praticamente molto vicini ai massimi, perdendo 310 punti, ok? Però successivamente, quando siamo arrivati a un tempo già interessante per una chiusura di un T-4, praticamente dai massimi ce ne siamo ripresi alla chiusura, operazione però non ancora chiusa, perché in multiday ce ne siamo ripresi 310. Quindi è vero, avevamo guadagnato un po' di soldi prima di provare un long, ok? Poi persi 310, riguadagnati 312. Per cui abbiamo annullato un errore non dovuto alla ciclica, ma purtroppo a un problema personale, per cui non sono neanche riuscito a mettere un minimo di stop loss, cosa assurda, vedendo un movimento di questo tipo. Questo per dire che eventualmente non è
l'evoluta che sbaglia, ma sono le persone e l'interpretazione dei movimenti della ciclica evoluta data dalle persone, oppure qualcosa di completamente estraneo alla cosa. Per cui fortunatamente, anzi in realtà non fortunatamente, con molto mestiere, abbiamo aspettato una ripartenza venerdì per poi andarci a prendere tanti punti e andare a riprenderci il perso per un problema appunto esogeno del giorno precedente, e quindi portandoci a casa ancora qualche tick e continuando a conservare il margine già fatto nei giorni precedenti. Per cui aggiornerò poi piano piano appunto la mia asset line. Da lunedì può succedere qualsiasi cosa, come vi dicevo, avendo chiuso praticamente sui minimi, ok? E essendo andati in death cross, faccio notare la cosa, se da qui vorrà partire un secondo T-1, proverà a stare su per una giornata scarsa, minimo 6 ore dalle 9 di mattina, orientativamente fino a qui alle 15, minimo 6 ore, su DAX in realtà 5 ore e mezza. Poi vedremo di che pasta è fatta effettivamente il nostro rimbalzo, potenzialmente del gatto morto per conto mio. Seconda cosa, se non vorrà partire un T-1 e andremo a quattro tempi, nonostante un discorso di inverted hammer, continueremo a scendere, bucando prima a livello superiore dell'accumulo e poi andando ai target che ci siamo dati, d'accordo? Per cui a me non interessa tanto chiudere un'operazione che, se non ha voglia di rimbalzare lunedì e inizia con un'apertura di meno 100 punti, non mi posso portare a casa. Eventualmente piramido, ovvero aggiungo ancora dei chip oltre al primo e mi porto a casa dai top altri short. Stessa identica cosa si può dire qui per quanto riguarda il FTSE MIB, che come avevamo detto era già molto più a rischio di diventare ribassista in termini di quarto T. Anche perché, partiamo dal grafico candele giornaliere anche qui. Il secondo T più 2 mensile del secondo T più 3 trimestrale, partito da questo minimo, trimestrale facente capo all'annuale e al semestrale iniziati qua, la situazione è molto simile ma con molta più poca forza relativa rispetto al DAX, è molto simile al DAX comunque. Il nostro T più 2 è arrivato in questo caso a 25 candele, 25 barre giornaliere, per cui ha superato serenamente le 24 minime. Il discorso è che però qui, fatta questa candela qua, non possiamo dire che qui non sia partito da questo minimo qua, non sia partito un quarto T, che ha già fatto tre candele ed è quindi già diventato ribassista anche lui. È altamente improbabile. Vero che ci sono tutte le cose che volete, ma è altamente improbabile che sia così. Per cui, prendendo come strada principale quella che da questo minimo si sia andati a fare il quarto T settimanale, abbiamo che qui questo è già completamente vincolato al ribasso. Per cui, se volesse sorprendere la gente e aprire in gap down, io sono dentro, ok? Non voglio rischiare di essere fuori e perdere punti sul movimento di chiusura di un T più 4. La filosofia semplice è quella. E anche in questo caso il T più 4 semestrale, iniziato qua insieme al T più 5 annuale, e sta andando a chiudere il T più 4, richiedendo appunto una chiusura di un T più 1 ribassista, qui ci dice già che siamo arrivati da questo T settimanale, anche in questo caso è partito qua, il secondo T più 1, T più 1. Questo T più 1 dovrà essere ribassista, ovvero dovrà continuare ad alternare poca salita e molta discesa. Anche in questo caso il target, primo target, il livello inferiore dell'accumulo, qui abbiamo già superato, siamo già andati sotto le medie mobili, okay? Siamo in una situazione molto più pesante. Vediamoci anche con un semplice Fibonacci dove si può arrivare e già notate che noi qui siamo andati con una chiusura giornaliera, oltretutto, a ritracciare del 23,6. E qui un target più interessante può essere in realtà il secondo livello di Fibonacci. Una perdita del 38% rispetto alla salita fatta da questo minimo a questo massimo. Capite? Oltretutto vi faccio notare che qui il T più 4 inverso è partito il 21 di luglio. Guardate qui. Questo
sta partendo qua probabilmente, il 3 settembre. Il 31 luglio ha fatto una chiusura e da qui, peraltro, guardate un'altra cosa interessante. Se questo è il secondo T inverso, T più 3 inverso, secondo trimestrale, 1, 2, qui siamo a 32, e poi gli altri, quello sono 2, ok. Ma considerate soltanto il 30 più 32. Se qui stesse partendo, fosse partito il secondo T più 3 inverso, e qui dovrebbe partire di tutto di più, un altro T più 3 inverso. Se invece è partito qua, soltanto un T più 2 inverso. Quindi un T più 2 inverso che cosa chiede per iniziare? Chiede perlomeno un T settimanale inverso, rialzista o laterale, quindi che spinga verso il basso per la sua partenza. Se sta partendo soltanto un T più 2 inverso da qua, e non un T più 3 inverso, che chiede un T più 1 inverso di discesa di indice. Capite che qui le probabilità sono non solo di raggiungere questo livello a 12.151, ma di andare anche in extremis a quello successivo, a un ritracciamento del 38,2. Questo direi che è tutto, ok? Stessa identica cosa qua. Ma come vedete, da qua è già partito qualche cosa di più e da qui può partire perlomeno un secondo T più 2 inverso che richiede perlomeno una settimana di discesa, un settimanale di spinta verso il basso, un settimanale inverso. Direi che siamo al buono. Per cui, come al solito, volete capire qualche cosina di più della ciclica voluta che, come vedete, nei numeri porta trade decisamente interessanti, anche quando purtroppo ci può essere una distrazione, una problematica, un qualche cosa che ci porta lontano dal monitor? Oppure volete continuare a cercare quali sono le notizie per cui stiamo affondando da un po' di tempo? Perché anche in questo caso dipende da voi. Qual è il vostro obiettivo quando fate trading? Volete migliorare il vostro trading sensibilmente rispetto a quello che già fate? Siete già bravi? Perché se date un obiettivo numerico ad ogni mese, voglio guadagnare un tot, sapete a che punto siete e sapete quanto dovete migliorare tutti i mesi per continuare ad andare verso quell'obiettivo. Se non vi ponete obiettivi, signori miei, c'è poco da fare, andrete alla sperandio, valuterete, vedrete. Il trading però è sempre più complesso e va aggiornandosi. Anche in questo caso la ciclica voluta, come vedete, caspita quanto ci vede bene. L'avete visto con la proiezione fatta venerdì mattina, piuttosto che tante altre volte. 312 tick su DAX sono tantissimi. Fate un conto su un mini, anche soltanto su un mini, o fatelo su un contratto pieno. Oltretutto, il timing è quello corretto. Se andiamo a vedere il DAX di cui ci stavamo appunto occupando principalmente, caspiterina, l'abbiamo praticamente preso dall'inizio. Mentre invece ci sono altri che ragionano con altri metodi e che magari all'inizio di agosto davano la partenza della discesa forte e sono pigliati in faccia tutta la salita. Noi no, noi abbiamo continuato a fare operazioni varie a guadagnare, con una valida asset line anche ad agosto, anche con volumi bassi. Da qui, con una precisione di un giorno di differenza, abbiamo visto che si può partire appunto il nostro T più 4, la chiusura del nostro T più 4 semestrale. Qualcuno sbaglia di un mese su TradingView, noi di un giorno. E questi sono fatti, sono inoppugnabili. Vi ringrazio per l'ascolto e ragionate su che cosa volete. Se volete migliorare il vostro trading, chiedetemi dispense gratuite, chiedetemi tutto ciò di cui mi occupo, chiedetemi dei due gruppi che coordino su Facebook e a chi ancora mi chiede su TradingView dove sono andato a finire, fornitegli pure l'informazione che sono su questo canale di YouTube.
Questo qua, Jacopo Marini, si chiama come me ed è relativo all'analisi ciclica evoluta. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida domenica.